Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera farò un'altra parigina ancora. Sto sperimentando di fare questa parigina in qualsiasi modo Sì, ne proprio. abbiamo fatte diverse, una ancora la devo mettere. Pensa, capito? Non mi sta dietro, No, non ce la ragazzi, non faccio. ce la fa, non ce la fa. Questa sera faccio una parigina con cicoria, provola e salsiccia, macinato di salsiccia, eccolo qua. Ora ho Scusate. capito perché Manfredo prima girava sotto al tavolo. Allora, facile facile, semplice semplice. Vado a ripassare la cicoria in padella, aglio, olio e peperoncino e vorrei fare a fette la nostra provola. Una volta cotta la cicoria, metterò insieme il macinato di salsiccia e li spadellerò un pochino insieme, proprio per dargli un po' così, una ripassata e insaporirla un po'. Una domanda veloce veloce. Sì, Noi abbiamo la io cicoria, intanto taglio. sì, però di solito è broccoletti e salsiccia l'accoppiata vincente. Io sono fuori dalle Quindi, però chi ha i righe. broccoletti può farla alla stessa maniera. Qui Caspita, anche broccoli e salsiccia, ci si può ragazzi. mettere qualunque cosa. Va Qualsiasi cosa. Ai bene, ci vediamo su fornelli. fornelli. Allora, la nostra cicoria è ripassata, come vi ho detto, aglio, olio e peperoncino. E a questo punto vado a mettere la salsiccia, il macinato di salsiccia, anche a pezzettoni non fa niente, però magari se lo sbriciolate un pochino con le mani viene meglio. Almeno è più omogeneo dopo. Esatto. Poi il maiale è bene sempre che si cuocia, è vero che poi va in forno, però La parigina è una di quelle pizze, si può dire una pizza. eh sì, una torta rustica comunque, una mezza pizza, perché poi alla fine il fondo è di pizza Sì. e il sopra è di sfoglia, quindi. Sì, ricordiamolo, la base, quella dove verrà messo tutti gli Tutto ingredienti, questo bagno è la sfoglia della pizza che si compra al supermercato. di. E mentre il coperchio Eh sì. Anche questa, ragazzi, fatta con pochissimo miele, eh. Se avete ospiti, fate una parigina, usate la con le sì, se avete ospiti anche improvvisati, fate questa perché mani. Comunque non ci vuole molto. assolutamente. Poi se fate anche quell'altra che abbiamo fatto con salumi e pomodori secchi, è ancora di meno perché non devi Anche ripassare quella con i pistacchi. con i pistacchi, non c'è niente da fare in padella. Esatto. Ok, per non bruciare la padella, ora prendo la spatola. Ora che si è amalgamata abbastanza bene, posso usare la spatola. Prima no, perché la cicoria comunque ha i fili lunghi, io non la taglio e quindi mi serviva la forchetta. Ok, ci vediamo. Tra pochissimi minuti sul piano di lavoro. Pronta la nostra cicoria con la salsiccia e c'è anche il gattino che sotto al tavolo sente l'odore della salsiccia e vorrebbe approfittarne, ma invece no. Come dicevo prima, questa parte qui è il rotolo di Pizza. pizza, mentre quest'altro È un rotolo di sfoglia, è pasta sfoglia. sfoglia, esatto. Adesso andiamo a mettere la nostra cicoria e salsiccia dentro la nostra pizza. E la mettiamo ben bene in ogni angoletto. Adesso posso prendere la forchetta Sì. perché sennò la cicorietta non la posso distribuire bene. Eccola qui. Ok, e che pensate, che è finita qui? No. No. Adesso la riempiamo di provola affumicata. Vedi che carine le fette, mi aiutano, Sì. vanno a coppia. Che meraviglia. Ora tolgo questo. Senti, ma la spennellerai dopo anche con l'uovo o non c'è Sì, bisogno? assolutamente.
Mi piace moltissimo quel colore Sì. che ha. La stendo un pochino con il mattarello. Ah, perché sennò potrebbe non combaciare bene. Esatto. Mi ricorda un po' lo stesso lavoro è con il pancarré sì, quando hai fatto i rotolini, i meraviglioso. Rotolini. Dai, Manfred, tesoro, fai il bravo. Tra poco si mangia. Ma lui non mangerà questo. No. Ma che poi fa tutte ste lagne e poi quando glielo dai non mangia. Togliamo la carta da forno superiormente. E mi raccomando, fate aderire bene i lembi, il sotto con il sopra. Togliamo questa parte qui che ovviamente non andrò a buttare, ma io poi ci faccio una specie di salatini. Molto sfiziosi anche quelli. Sì, volendo ci si possono fare anche salati. Vado a prendere due lembi e li rinnaccio proprio in questo modo qua. Perfetto, noi facciamo tutto e ci vediamo prima di infornare. Prima di infornare, ecco la spennellata che dà quel colore, sì, bello dorato sopra, color biscotto quando esce poi dal forno. Esatto, come vedete ho fatto dei tagli proprio per far uscire l'umidità. Noi abbiamo già acceso il forno a temperatura 190 gradi, 190 gradi, forno statico, e adesso mettiamo la nostra bella parigina per circa 35-40 minuti. È bello che lui inizia un discorso e lo finisce. Esatto. Ma è così anche nella vita, eh? Sì, è vero, è vero. E quindi ci vediamo fra una mezz'oretta abbondante per l'assaggio. Esatto. A dopo, a più tardi. Mi raccomando, quando la tirate fuori dal forno, aspettate una decina sì, di minuti, eh? Sì. Perché se no, a parte ustionate proprio, e poi comunque potrebbe scomporsi, soprattutto fatta con le verdure. A dopo. A dopo. Eccola qui, è pronta. Vedete quel colore che vi dicevamo che dà l'uovo spennellato sopra? Adesso guardate, è facilissimo se non si rompe la carta da forno. Eccola qua. Si toglie. Aspettate un pochino che si raffreddi un tantinello e poi potete servirla. Ve la facciamo vedere aperta tra un po'. Eccola, si è raffreddata un pochino, non proprio 10 minuti, ma qui hanno appetito. Quindi andiamo a tagliarla. Guardate. Nonostante sia ancora bollente, wow, è bella calda, calda calda, ma è bella compatta. Ragazzi, che altro dire? Buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao ciao.